I monologhi fraticanti di un uomo delirante che vuole rimanere così. Sì, perché per quanto possa spiacere soprattutto a me stesso, no, ai miei haters, che chissà che idea si erano costruiti del sottoscritto, io ero già sicuro di vivere in un certo modo a 13-14 anni, considerandomi una persona che poteva surclassare chiunque e vivere da persona quale io sono o non sono, insuperata, superando le convenzioni, neanche le contravvenzioni, dandomi la trasgressione, o a un'eterna regressione infantile, o collocarmi in uno stato vita natural durante adolescenziale. Noto queste persone frustrate, già le notai e annotavo tutto, annotai, sì, sì. Persone che vogliono farsi notare, che rimangono questi uomini e donne soliti ignoti e vissi nella notte cupa, pensierosa, tormentosa, dei miei pensieri ondosi. Voi vi siete creati delle amicizie, tanti amici ruffiani, la ruffianeria e rendere conto sempre al prossimo, che non si rende conto di ciò che viviamo anche interiormente. Prodigarsi per ottenere la compiacenza, no? Il rispetto, la stima di deficienti, la gente che disturba, vedete? Video naturale in diretta. Di improvvisazione interrotta. Ecco la gente che interrompe il discorso, il cammino esistenziale, deturba. Ecco, deturba. Deturpa. Il turbo disturba, vedete, poi uno viene disturbato e non riesce a parlare, o era preparato questo deturba, deturba. Uomini, che mi distraete dalla compostezza. Questo falò di enorme sofisticatezza che non taglierà nulla in questo video, di pregiata bellezza. Mi hanno rovinato tutto, tutto, e mi hanno rovinato in tutto. Persone che volevano che poi rovinassi e fossi rovinato. E si diventa rovinosi, rugginosi. Ci si lascia arrugginire da chi è speranzoso e vuole progredire. Cosa qui voglio dire? Non lo so. Vivo nella totale perdizione e confusione. Quindi continuerò con i vari commissari, commissario 1, 2, 3, 4, sempre io, quindi un commissario che si moltiplica, con tanti disturbi, ecco, della personalità, no? Con tante storie. Ripiene anche di segmenti che potrebbero suscitare ilarità, o semplicemente mi darò la comicità, pezzi eroici, erotici. Ecco, la mia natura propende non per l'imborghesimento, per la pornografia, per la nudità, per una volgare o spudorata o disinibita sessualità, senza maschere, senza vestiti, anche se poi se uno viene svestito è svestito e non rivestito, no, investito di patenti, poi a freddo perché piove. Bisogna tenere sempre alta la gradazione erotica, no? La temperatura emotiva, non ci si può lasciare andare, la perdita dello slancio vitale,
e la vitarella, che non è bella, ma la gente se la fa piacere. Escono tanti film, dobbiamo guardarli, dobbiamo stare sempre sul pezzo per diventare tutti pazzi, l'impazzimento. E aggradarsi, ripeto, attraverso questi giochi ruffiani, altrimenti sei un vigliacco, uno che fugge, non si sa bene da cosa. Tutto ciò che volevo lo ottenni, l'ho ottenuto e lo otterrò. Volevo la patente di sfigato, no? B, e l'acquisii subito, appena scattò la maggiore età. Altre cose non mi interessavano. I vostri rapporti carnali, ma non parlo in termini prettamente sessuali di ciò. Proprio la carnalità, la brada, animalità che avete, della rivalità che vuole deturpare, disturbare, vedete? Annichilire il prossimo e appiattire l'essenza intrinseca nostra demenza, di cui sono affetto, perché che discorsi sono? Discorsi di un perdente, di un fallito, di un uomo lucente, viaggiante nel passato, rielaborato dalla mia mente. Un uomo che elucubra, un uomo che è lugubre, che provoca ribrezzo, è abominevole, terribile, tremendo, e trema, sto tremando, fa freddo. Fumerò, devo fumare i doveri inderogabili. Hai capito come si sta al mondo? Non ho capito, no. Né non sto capito, per dirla in maniera gergale. Mi voglio giovare del mio ringiovanimento mentale che si riflette in una riacquisita destrezza, in tutta franchezza, ecco. Accendo la sigaretta che difficoltà, però, ecco, riuscire per via del vento. E voi avventati, affrettati, tutti affettati, ecco, sto fumando, sto bruciando la mia vita bruciata, la vita passata, rinata, rigenerata, e fumerò, no, voglio la realtà sfumare, la sfumerò, e non vedo l'ora che Robert De Niro annunci, non sarà lui ad annunciarlo, il suo prossimo progetto cinematografico. Sta terminando questa serie TV Zero Day. L'annuncio sarà dato di News su Deadline. Vedremo Alton Heights, sì, immedesimarsi in un attore. E poi c'è la mitizzazione di questi personaggi di cartapesta idolatrati. Io ho appestato, calpestatemi, di offese infestatemi, voi sempre in festa, ma tu non ridi mai, e la fiamma del mio cuore si è spenta o affievolita, va riaccesa la sigaretta. Ho preso l'accendino sbagliato. Non perdere la via retta, la retta via, la via lattea. E chi sogna, chi è spaziale nel suo essere incosciente in maniera universale. Sono sempre stato così, sempre, sempre. Per questo venivo maladocchiato. Ti ho visto, ti ho avvistato, ho capito chi sei, ti ho inquadrato. No. Non riesco neanche, vedete, a inquadrare bene me. Queste riprese sghembe, di fare lo sgambetto. Chi è un inetto e vorrebbe ridurti come lui, miniaturizzarti, perché no, ti stai ingigantendo, no. Ah, poi partono le risate di chi crede davvero che la vita è poi un credente al di là sia fatta di bontà, soprattutto di ipocrisia. Quindi non può capire i momenti di euforia altrui e anche la malinconia degli altri. Perché sei malinconico? Ma sei troppo euforico, troppo falotico,
Io sono questo e continuerò, commissario Falò 4, 5, finché avrò la forza per non suicidarmi, perché mi date fastidio, mi irritate, è un qualcosa che sento da sempre, l'essere senziente, che sente più di gente che pensa di sentire, sapere, ma non vale niente. Però fa nullone, fa nulla, no, non si due senza tre. È un'impresa questo vento. Sì, non sembra che io stia qui ventilando, no, ipotesi, no, che soffi il vento. Io soffro del soffio al cuore. E chi gioca di soffiate false, ho avuto una soffiata, ho saputo, sapere, sapore, sapone, questo falotico raschiato, umiliato, picchiato, restaurato, resuscitato, è il T-1000, Robert Patrick, Terminator 2, falotico dimenticato, o che lui aveva dimenticato, dimenticò di sé, di se stesso, se ne scordò, poco al suo cuore si agganciò, disancorato e non accorato, secondo l'uniformità di chi poi ti deforma, di chi è difforme e vorrebbe che ti accorassi, ma di tutto cuore voglio dire queste persone che se sono stato scordato o scorato, è lo scoramento, vado di più, scoraggiato, sì, voi che scoreggiate, ma voi che vi imbellettate, è la pazzia, e vivere sotto questa pioggia, adesso non piove più, non può piovere per sempre, il corvo, e tornare a casa, cagare, mangiare, dormire, scopare, darsi da fare, lavorare, che vita di merda, che schifo. E invece voglio andare a vedere questo film, il secondo capitolo di Dune, perché sono un tipo fantascientifico, e così.